Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Siamo al 18 febbraio, San Simone Vescovo, buongiorno e auguri ai festeggiati. A Roma oggi il sole è sorto alle 7:01 e tramonta alle 17:46 ora solare, a Milano alle 7:20 e tramonta alle 17:53, luna che si leva alle 6:11 minuti per tramontare alle 15:20. Proverbio di oggi, di febbraio, la neve è migliore del fango. Andiamo ad accadde il 18 febbraio 1861, Vittorio Emanuele II di Savoia convoca il primo Parlamento del Regno d'Italia. 1911, il primo volo ufficiale trasportante posta aerea viene effettuato nell'India britannica. In questo giorno del 1995 Massimo Moratti acquista la società sportiva FC Internazionale. Era già stata del padre Angelo negli anni 60. Nel 2004 circa 300 persone, tra cui quasi 200 soccorritori, muoiono in Iran quando un treno merci che trasporta zolfo, petrolio e fertilizzante prende fuoco ed esplode. I nati di oggi: Roberto Baggio calciatore, Matt Dillon attore, John Travolta attore, Yoko Ono artista. Mentre ci lasciano in questa giornata, nel 1564 Michelangelo Buonarroti, tra i grandi artisti del Rinascimento, nel 546 Martino Lutero, l'uomo della scisma, e nel 1900 Eugenio Beltrami, matematico. La nostra frase aforisma di oggi, chi è indolente nel lavoro è fratello del dissipatore, lo dice Salomone. E noi ci fermiamo, un saluto da Gino Comentale, grazie per averci guardati, ovviamente il nostro almanacco torna nella giornata di domani. Grazie, ciao! L'almanacco torna domani.